Presso il presidio sanitario San Giovan Giuseppe di Ischia Ponte, la FIDAS ha tenuto il primo dei due appuntamenti previsti per il mese di febbraio di raccolta sangue, raccolta che si rende sempre più necessaria a causa della carenza nei nostri ospedali di sacche da utilizzare per le trasfusioni. E nonostante molti, tra donatori abituali e non hanno potuto donare in quanto l'hanno già fatto nel mese di gennaio, anche ieri si è avuto un vero e proprio boom di donazioni, in quanto sono state raccolte oltre 50 sacche. Tra i donatori anche cittadini giovanissimi che si sono recati qui stamattina presso il presidio San Giovan Giuseppe per la prima volta. 24 anni, giovanissima, la prima volta Sì. che dono il sangue. Come mai questa decisione? Allora, in realtà già è partito qualche mese fa, però appunto siccome molto spinta anche da una mia amica che è ormai da 2 anni che appunto viene qui per donare il sangue e quindi passate le feste, diciamo, dopo gli abbuffi vari, abbiamo aspettato un attimo, però appunto già avevo deciso precedentemente di voler fare questo, diciamo, atto di solidarietà, se vogliamo chiamarlo così, ma in realtà penso sia molto, cioè un gesto per cui non ci vuole molto, voglio dire, ha solo un po' di tempo e la volontà di farlo, nulla più. Quindi. Con la nostra telecamera siamo entrati proprio all'interno del camper adibito per la donazione, dove i donatori stesi sul lettino ci hanno detto dell'importanza di questo gesto di solidarietà verso tutti coloro che hanno bisogno di trasfusioni. Buongiorno, sono Giuseppe Lia, sono un donatore, spero che anche gli altri cerchino di aiutare le altre persone che ne hanno bisogno. Venite in massa a donare sangue per aiutare gli altri. Non è la prima volta. No, sono già queste sono altre 2 volte che sono venuto ed è piacevole. Salve, non è la prima volta che dono, dovrebbe essere la quarta. La sensazione personale di fare qualcosa veramente di utile per gli altri. E quindi invito tutti a recarsi al centro San Giuseppe per verificare se e quando possono donare. Maria Dascia, oltre ad esprimere tutta la sua soddisfazione per la riuscita anche di questa giornata del donatore, invita tutti al prossimo appuntamento che si terrà il 23 febbraio mattina, sempre qui, presso il presidio San Giovan Giuseppe di Ischia Ponte. Gennaro, innanzitutto grazie per l'attenzione. Sei di nuovo qui per festeggiare con noi una domenica affollata di donatori. La prossima donazione mi chiedevi, la prossima è il 23 febbraio, ma vogliamo ricordare anche quell'altra ancora che sarà l'8 marzo, la festa della donna. Il 7 invece di sabato, eccezionalmente di sabato, ci sarà la festa del donatore a Serrara Fontana. Quest'anno tu lo sai, a rotazione un po' visitiamo tutti i comuni dell'isola ogni anno. Prima ti ho visto inquadrare le torte. Bene, i nostri donatori sono generosi. Oltre a donare sangue, donano anche il loro tempo sotto forma di leccorni e squisitezze. E c'era quella che hai mortalato per prima era la sbriciolata al compatto della moglie di Giovanni Pesce, che si chiama Angela Spennato. Poi c'era quel ciambellone di 2 sorelle donatrici che sono venute stamattina. Vabbè, poi i cornetti li portiamo noi. Insomma, c'è anche la signora Laura Cucu che porta sempre, insomma, un sacco di dolci. E niente, questo è un modo per partecipare. 360 gradi, un'espressione non bella, però diciamo corpo e anima all'associazione. Grazie a tutti, grazie Gennaro.